Tutti coloro che sono intervenuti questa mattina e siamo, non so se ricordate com'era questo ambiente un paio d'ore fa. Attenzione assolutamente a tutto un altro aspetto, quindi assolutamente grazie a tutti, meritate assolutamente un applauso per quello che avete svolto. Allora, è stata davvero una bella giornata oggi, non solo dal punto di vista meteorologico, anche perché ci fa vedere che con le Amiene ci tiene al verde. Con le Amiene, come abbiamo poi volte scritto, uno dei quartieri più belli di Roma. Bello perché è stato costruito lasciando ampi spazi verdi. Questi spazi verdi erano molto ben curati finché erano gestiti dai cittadini. Poi, nel momento che sono passati alle autorità comunali, purtroppo ne vediamo le conseguenze. E questo era proprio il simbolo, era uno degli ambienti che veniva usato in passato, veniva usufruito dai cittadini, ma ormai era diventato immondizia, assolutamente inutilizzabile. Quindi noi oggi siamo qui per due motivi principali. Una cosa è quello di far rinascere all'interno di noi cittadini la sensibilità verso l'ambiente, verso il verde, capire che questo è casa nostra, ciò che è pubblico è di tutti e quindi anche mio. Quindi non solo devo tenere pulito, quindi partecipare nella pulizia, ma anche non sporcarlo. E poi chiediamo anche alle autorità municipali che sono qui presenti, abbiamo qui il presidente Caradonna che ringraziamo per essere venuto, abbiamo l'assessore all'ambiente del municipio Callea e abbiamo l'assessore ai lavori pubblici sempre del municipio Caprari, oltre a diversi esponenti politici e consiglieri del municipio. Quindi credo che chiediamo, è una giornata in cui chiediamo a loro di essere più anche loro sensibili nei confronti degli altri spazi verdi del nostro quartiere e fare manutenzione. In particolare Coronieni ha due grossi problemi ambientali. Il primo sono i fumi tossici che continuano ancora ad esserci, arrivano dalla Mastro, ieri è stato l'ultimo. Noi come comitato stiamo facendo una serie di attività, abbiamo fatto addirittura un esposto alla magistratura, ma ancora ad oggi purtroppo non vediamo ancora l'esito di nessun risultato e chiediamo alle autorità municipali, capiamo che ci sono delle competenze che vanno rispettate e quindi il municipio non ha la possibilità di fare quello che noi ci aspettiamo, chiediamo però al municipio che sia il tutore dei nostri diritti, quindi si faccia loro portavoce, organizzi continuamente incontri, manifestazioni, qualsiasi cosa, ma alla fine dobbiamo risolvere questo problema perché i fumi tossici sono dannosi per la salute, contengono diossina e dobbiamo assolutamente risolverlo il prima possibile. L'altro secondo problema è il depuratore Roma Est, da cui siamo tutta la zona nord del quartiere è sottoposta a questi miasmi che hanno avuto una piccola interruzione durante l'estate, ma ora sono ripresentati, anche lì abbiamo fatto un esposto e anche lì chiediamo al municipio di farsi parte attiva per trovare una soluzione insieme al comune, insieme a chiunque sia le competenze, non vogliamo sapere che competenza di uno o mezzo dell'altro, la soluzione va trovata insieme. Quindi adesso
diamo lo spazio massimo di 5 minuti agli assessori, prima al presidente e poi all'assessore all'ambiente ed eventualmente all'assessore Caprari nel caso in cui ci sia quella possibilità di farlo. Adesso volevo passare la parola al presidente, della Madonna, in cui gli chiediamo che ci sia quindi un contatto diretto tra cittadinanza e il municipio per poter mantenere il verde nel futuro. Innanzitutto buongiorno a tutti, ringraziamenti non formali ma convinti al Comune del Quartiere di Coglieriene che, lo posso dire senza nulla togliere al passato, sta dimostrando, di questa la vedo complicata, sta dimostrando di stare, come usando un termine giornalistico, sta sul pezzo. Non c'è argomento sul quale il Comune del Quartiere si sta impegnando, devo dire anche ottenendo dei risultati importanti, interloquendo con le amministrazioni municipali e comunali. E a me pare che un giorno sì e l'altro pure ci sia un contatto dei vari rappresentanti del Comitato di Quartiere con il sottoscritto, insieme abbiamo, e non soltanto, anche con la Giunta, abbiamo affrontato una serie di questioni sulle quali evidentemente le competenze, le possibilità di intervento, al di là delle competenze, perché per quanto mi riguarda non mi duole il fatto di avere competenze limitate, ma certamente abbiamo una competenza che sovrasta le altre, è quella di essere a fianco dei cittadini rispetto ai problemi che vengono affrontati. Perché se analizzassimo i problemi che abbiamo di fronte a noi, sulle competenze, le responsabilità, guardate, qua noi, voi avete invitato il municipio, il presidente, l'assessore all'ambiente, i vari assessori che ringrazio per la loro presenza, così come ringrazio i due consiglieri presenti, sia Fanasca che Emiliano Sciascia che sono tra qui, tra noi, non ne vedo altri, però che poi Francesco chiedo venia, insomma si apre una crisi, un'altra crisi municipale la vorrei evitare, però ecco, quello che non avete fatto, non so se l'avete fatto in maniera informale, è l'assessore ambiente del Comune di Roma. Guardate, evidentemente ogni questione che noi affrontiamo, Roma ha una sua complessità, i municipi hanno un livello di responsabilità, ma siamo un pezzo del dinamismo romano. Queste questioni voi le conoscete, perché è vero non siamo molti questa mattina, ma vedo persone rappresentative e ricche di storia di questo territorio. Ed è una storia importante. A me fa venire la pelle d'oca venire giù in questo anfiteatro pensando a tante innumerevoli iniziative di tanti operatori economici e non soltanto economici di questo territorio, a cominciare dalla COP per dirne una. E questo è importante. Dico perché l'assessore all'ambiente. L'abbiamo visto in questi giorni. Quando noi parliamo dell'area ex che ha accolto i nomadi per tanti anni, ci rivolgiamo all'assessore Visconti. E a Visconti chiediamo di intervenire e di bonificare l'area. Diciamo questo perché ci rendiamo conto che il municipio non è in grado di intervenire. Se io vi raccontassi quanti fondi abbiamo sull'ambiente, se non sbaglio assessore Callea, non si distraga, 80.000 euro se non sbaglio, ecco, 80.000 euro sul nostro bilancio, ed è una ricchezza, perché gli anni passati forse avevamo anche di meno, 80.000 euro su un territorio esteso come il nostro, 52 km quadrati, 23 quartieri, 130 scuole, immaginate, vi do soltanto questi dati per farvi capire. Io posso, come dire, costringere l'assessore ambiente a depubblicare gli 80.000 euro, ma credo che non ci si riesca. E questa è la complessità che abbiamo davanti a noi. Ed è, vi faccio un altro esempio, le stazioni esterne alle metropolitane. Dal punto di vista delle competenze, le aree esterne sono di competenza municipale. Io sono andato là anche con la televisione, ho avanzato una proposta al sindaco. Le ho detto, le stazioni esterne non datele ai municipi, parlo dei municipi di Roma, non solo del quinto, abbiamo 7 stazioni della metropolitana, abbiamo un centro di costo, non c'è un euro sul centro di costo, sapete per riparare gli scalini di Santa Maria del Soccorso cosa abbiamo dovuto fare? L'abbiamo dovuto fare distraendo risorse alla manutenzione delle strade, quest'anno noi abbiamo 1 milione di euro per quanto riguarda la spesa corrente, ne sa qualcosa l'assessore al bilancio che era un pubblici Massimo Caprari, e dobbiamo intervenire su 52 km quadrati di strade, 130 scuole, 11 centri anziani, 6.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per ristrutturare una scuola, immaginate, servono 800.000 euro per fare un intervento importante. Ne abbiamo 1 milione, potete immaginare cosa possiamo fare con quei soldi. Però al di là di tutto, noi abbiamo, solo sosteniamo un tema, e lo diceva il Presidente con un'introduzione molto molto chiara, siamo a
chiesto dopo gli impegni che ha preso il Comune di Roma, mi si dice ci sono notizie alternanti, alcune rassicuranti ed altre ho letto una lettera di una signora che era drammaticamente preoccupata, quindi da questo punto di vista siamo al fianco dei cittadini e quindi del Comune di Quartiere. Per quanto riguarda la bonifica, noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare, lettere, incontri, abbiamo convocato incontri direttamente da me, l'abbiamo fatto con Acea, io ho incontrato anche Acea insieme a voi, però poi anche lì si fa l'incontro con l'assessore che è l'assessore competente ai rapporti con l'Acea. Allora, guardate, in questi giorni, entro il 21 novembre, e io spero che ciò accada, al di là di quello che sta accadendo nel paese dal punto di vista dell'instabilità politica, possa essere approvato il secondo decreto attuativo di Roma Capitale. Guardate, tante questioni, poi non sarà un tema mio, nel senso che a fine consigliatura terminerò questa mia esperienza, però certamente un tema che rimarrà aperto è proprio questo, dare ai municipi la possibilità di poter rispondere. Mentre tu intervenivi prima facendo quella relazione, beh, mi sembra quasi c'era un assente qua, una specie di volatile. Il volatile è questa inapplicazione del decentramento a Roma. Io la scorsa settimana sono stato invitato a Milano, un dibattito del centro-sinistra con l'esperienza di Pisapia, perché a Milano avviano l'esperienza del decentramento. Una zona di Milano sono 150.000 abitanti e là stanno ancora più dietro rispetto a noi. Perché ce lo dobbiamo dire, nonostante i limiti che io sto qui denunciando e che denunciamo tutti i giorni, Roma ha il decentramento più avanzato. È una specie di finta, di pantomima, perché di questo si tratta. Vengono qui gli assessori, se adesso noi invitiamo gli assessori a intervenire, cosa che penso farete, certamente vi diranno le stesse cose. Allora, che dire, io ringrazio per questa opportunità. Siamo al vostro fianco, così come siamo al fianco degli altri comitati di quartiere, e l'impegno che possiamo dire è di stabilire insieme, questo faccio l'invito all'assessore al bilancio, le risorse che abbiamo, ragioniamoci insieme, decidiamo insieme come spenderle. E poi, guardate, io non sono d'accordo nel dire, mi scuserà l'amica che è intervenuta sulla raccolta differenziata, è vero, noi siamo stati il primo municipio a Roma che ha avviato la raccolta differenziata, seguiamo a dire all'amministrazione comunale, questa esperienza va estesa, siamo inascoltati, questo è il tema, le cose non funzionano, è vero che c'è un problema di educazione civica, ma questo è ovviamente un'operazione che appartiene alle famiglie, alle scuole, alle istituzioni, però c'è anche un problema di livello di responsabilità. Tu quando mi hai visto, e voi ci conosciamo perché siamo franchi, diciamo, Presidente, il quartiere è incazzato, scusa il termine esatto, con te. Allora io vorrei capire, no? E vorrei qui affrontare tutte le questioni, perché con i miei assessori, noi siamo quelli invitati, siamo quelli che rispondiamo, ma le competenze stanno in Campidoglio. Allora diteci cosa dobbiamo fare. Poi le nostre responsabilità ce le prendiamo e siamo pronti come a pagarne debito, però bisogna dire le cose come stanno. Grazie. Ringraziamo il Presidente per essere intervenuto. Volevo soltanto dire che noi ci aspettiamo da parte del municipio, siamo d'accordo che ci sono delle competenze e dei fondi ridotti, ma noi vogliamo e chiediamo che il municipio incalzi chi sia responsabile, chi abbia i fondi e chi abbia le competenze per risolvere i nostri problemi. Quindi noi chiediamo, andiamo insieme all'assessorato, andiamo insieme alla CEA, continuiamo, andiamo tutti i giorni, andiamo, finché non si risolve, andiamo. Noi come comunità, come diceva, la disturbiamo continuamente. Quindi facciamo questa cosa anche nei confronti della